Benvenuti in questo nuovo video. No, questo non sono io. Allora ragazzi, oggi vi porto una leggera modifica sul canale. Come si cambia la sella passeggero? Farlo passare da biposto a monoposto. L'operazione è semplicissima. Inserire la chiave, rimuovere la sella passeggero e prendere la chiave a brugola da 4 che troverete all'interno, ed è l'unica chiave in dotazione con questa moto. Tolti questi e tolti questi qua laterale, 1, 2, 3 e 4, si sfila verso il posteriore. Questa è l'operazione che dicevo io. Basta tirare indietro e poi viene via. Questa è la parte dove si infila questo spigolino qua. Allora, io consiglio sempre di dare una bella pulitina a queste plastiche qui, perché la polvere ci arriva, e prima di installare il monoposto. Seconda cosa, qui le viti che ci andavano potete rimetterle dentro oppure metterle via in un posto, perché vi serviranno se dovete rimettere il biposto. In questo caso non serve e vengono tamponati da queste cose qua. E qua in fondo c'è una fessura dove va inserito questa punta qui. L'operazione è così semplice che la posso fare con una sola mano e via. Vedete, come vedete, la punta è bella inserita, dobbiamo solo raddrizzare e ci siamo. Una volta raddrizzato, sentite, ecc, e la muovete e non si muove. Poi l'operazione si ripete al contrario, si rimettono i viti, 1, 2, mi raccomando, quando li togliete la prima volta c'è sempre la rondella che rimane attaccata, ma assicuratevi che o rimanga sulla plastica e lo togliete dopo, o fate sì che viene via con la vite, perché mai dovete mettere le viti che sono di metallo in contatto con la carena verniciata, che poi si rovina. E le rondelle sono di plastica apposta per non rovinare la plastica. Non c'è bisogno di esagerare nel stringere. Basta che non li lasciate liberi. Assicuratevi che siano belli stretti, senza esagerare, e basta. Per quello che riguarda questa parte qua, io ovviamente rimetto dentro la brugola da 4 il telepass e chiudo. Poi si infila di qua. Ovviamente per quello che riguarda la chiusura avrò bisogno dell'altra mia mano, perché devo azionare il meccanismo di bloccaggio con la chiave. Tirate leggermente, sentirete lo scatto, quello vuol dire che è bloccato. È un lavoro da 10 minuti e nemmeno. Poi, come avete visto, anche con una mano si riesce a fare, in caso volessi fare il video, ok? Bello, bello, bello. È molto più bello così. Però conosco una persona che non sarà contento dal non vedere il biposto. Ciao ragazzi e grazie.